problema della dipendenza va affrontato e bisogna cercare di sensibilizzare più che si può questi ragazzi, cercando, ecco, di non chiudersi gli occhi, ma di affrontare con coraggio e poi cercare di dare una mano. La mancanza di formazione è notevole. A scuola non si affrontano questi argomenti, formazione non l'ho mai sentita. Quello che proveremo a fare noi oggi è quello di raccontarvi una storia vera e attraverso di essa noi vorremmo lasciarvi delle sensazioni, sensazioni che non vi vogliono insegnare nulla, perché qui non ci sono insegnanti, professori, sacerdoti, vorremmo solamente che queste sensazioni rimanessero così a galleggiare nella vostra memoria e chissà, magari forse un giorno potrebbero anche scoprire la loro piccola verità. Vado alle medie e lì cominciano i problemi. Matteo, Antonio e Roberta, che è la fidanzata di Matteo, erano andati a farsi questo after. Stava guidando Antonio e Matteo era nel sedile di fianco. Dietro c'era Roberta che continuava a urlare ad Antonio di rallentare. Lui sul curvone non è che ha rallentato, cazzo, ha accelerato. E c'è stato quel botto assurdo. Vado su e giù dall'ospedale di Brescia. Quinto giorno vado su per andare a parlargli, per stare con lui, e invece appena arrivo mi dicono che è morto. C'è una sera che Pietro mi manda un messaggio con scritto: facciamo aperischifo. Dopo qualche ora vado da lui, c'era la stagnola qua sopra la roba. Per la roba intendo l'eroina. Ho preso, ho fumato. C'è stata quella sensazione come essere abbracciato. Per quanto mi riguarda, io rimango sempre molto in apnea quando ascolto queste vicende. Nel senso che loro, lo so che fanno un lungo percorso, un lungo lavoro interiore per riuscire a raccontare. Però dal momento che arrivano al racconto, io li ammiro molto perché, anche se non racconteranno, cioè non hanno raccontato, penso, proprio tutto, però raccontano, secondo me, una grossa fetta della loro vita che non è una vita comune. Sono state 2 ore in cui abbiamo potuto, diciamo, confrontarci con loro ed è stato molto formativo perché non è stata la solita lezione di imparo cos'è la droga, perché fa male, ma abbiamo approfondito cosa c'è dietro e quindi le vite di questi ragazzi ci hanno fatto capire quanto in fondo noi siamo vicini a questo mondo e come possiamo superarlo e perché si arriva a tutto questo, ai malesseri, quindi che caratterizzano tutti noi giovani. Io vedo che parlandone in classe vengono fuori anche le problematiche legate poi a chi ha iniziato a fare uso magari con una semplice canna, diciamo. Avendo un tipo di pensiero sei meno portato a fare uso di sostanze stupefacenti, poi dipende sempre dalle situazioni singolari, situazioni soggettive, non si può mai pensare oggettivamente quando si parla di droghe. Uno di Barletta può venire, cioè, sì, ecco la volontaria, voglio andare da sole. Oggi per me è stata una giornata bellissima, perché oltre ad aver accompagnato i ragazzi, li abbiamo, diciamo, gli ho fatto conoscere il mio mondo, gli ho fatto conoscere quello che è San Patrignano, cioè tutte le emozioni, tutta la fatica, la sofferenza, anche il bello che c'è dietro San Patrignano. È difficile rimanere indifferenti, si è così coinvolti come insegnanti, come genitori, da riflettere su numerose cose. Io adesso stavo parlando con Momo e lui sottolineava come il ruolo dei genitori sia fondamentale, il fatto che il nostro affetto, ma anche l'affetto verso i nostri alunni appunto, ci porti a sottovalutare alcune cose. Ecco, diciamo, questo spettacolo porta non solo me ma tutti i colleghi a riflettere su molte cose, a cogliere molte sfumature. Sicuramente quello che entra a far parte di questo progetto, quindi incontra gli studenti e sale sopra un palco per raccontare la propria vita, devi aver fatto un determinato tipo di percorso, cioè sei già arrivato quasi alla fine, diciamo, del tuo percorso, perché comunque ogni volta che tu racconti devi guardare, devi aprire quell'armadio e guardare quello che c'è dentro. Vorrei che gli altri non commettessero gli stessi errori che ho commesso io, e mettendo, come ha fatto Nicola, come ha fatto ieri Mirko, Marco, ma come facciamo tutti noi, tutti i giorni, attraverso il progetto We Free,
cioè, secondo me proviamo proprio a trasmettere il fatto che la nostra esperienza può servire a qualcun altro per non commettere gli stessi sbagli che abbiamo fatto noi.